Allora, l'iniziativa è un'iniziativa che vuole dimostrare quanto viva sia l'università. Il fatto che l'università continuerà a essere viva nel momento in cui riuscirà ad aprirsi alla città. Questo evento in qualche modo occupa il centro della città, nel senso che siamo in un luogo favoloso, l'Exma, che sembra fatto apposta, sembra quasi stringere in un abbraccio. Al centro c'è un palco dove ci sono degli artisti e la città abbraccia l'arte, in modo figurato ma in un senso, in un certo modo anche letterale, proprio ci stanno abbracciando con l'attenzione, con l'affetto. Iniziativa che ovviamente nasce dal grande entusiasmo dei miei studenti nel corso di letteratura italiana per beni culturali e spettacolo. Entusiasmo durante le lezioni, attenzione continua, partecipazione, ha implicato che il discorso non potesse chiudersi entro un'aula universitaria, ma che in un corso monografico dedicato a Fabrizio De André in qualche modo sfociasse in una sorta di ricca appendice che è lo spettacolo che abbiamo messo in piedi, in cui De André non viene più solo studiato ma in qualche modo prende corpo. È il senso anche del titolo, La sua anima accesa, che deriva da un verso della sua canzone capolavoro che è La Domenica delle Salme. Una canzone che ci invita a riflettere sul fatto che la poesia ci salvi la vita anche quando si è nel mezzo di una folle tregenda. Iniziativa che peraltro non sarebbe potuta animarsi senza la preziosa collaborazione di Stefania Bernardini, che è di fatto il direttore artistico di questa iniziativa, ed è anche lei una studentessa più evoluta, nel senso che è una studentessa della magistrale, però si è rivelata preziosissima sia nell'individuare gli artisti più adatti, anche lì con una selezione all'insegna della mescolanza, quindi anagraficamente più avanti, altri giovanissimi, c'è anche uno studente del corso che si esibirà sul palco. E la collaborazione anche di Laura Medda come coordinatrice.